Pronto? Quanto ci metti a rispondere? No, senti, Rene, mo non mi va di parlare, mi sono svegliata adesso. Ti chiamo io. E quando? Dai, Rene, più tardi. Ti chiamo io dopo. Va bene. Ciao. Ciao. Questo è quanto ha dichiarato Jean-Claude Trichet chiudendo il convegno dell'Ecofin a Manchester. E sale a 337 il bilancio delle vittime dell'uragano Katrina accertate, ma secondo indiscrezioni sarebbero migliaia i cittadini di New Orleans e cui non si hanno notizie. I ritardi nei soccorsi e il totale abbandono da parte delle autorità verso i cittadini più poveri sono ora le accuse. Pronto. A cui la presidenza... Buongiorno signora, sono Daniel. Ciao Daniel. Ciao Marco? Sì, te lo passo. Grazie. Ciao. Nuovamente sui luoghi del disastro. Pronto? Ciao, ma... Ciao bello, che è sta voce? Un altro uragano, Rita, si profila davvero? Ma sembra un film dell'orrore, ci credi? Sono sicuro di morire. Inquietante. Sarà la roba che prendi, se non la smetti il cervello ti colerà dal naso. Ascolta, ricordati la festa di stasera, viene anche Giulia. Giulia? Mm-hmm, esatto, ti passo a prendere io stasera. Vabbè, dai. Ok, a più tardi, ciao. Ciao. Ok, mo arrivo. Ciao. Ciao. Sperduti nel nulla.
Hai sentito? Che cazzo era? Ma sti cazzi, Marco, andiamo via, dai! Marco, dove vai? Aspetta, voglio vedere che succede. Ma che cazzo dici, Marco? Vieni qua! Dove vai, Marco? Marco! Marco! Pronto? Quanto ci metti a rispondere? Non dormivo. Ah, scusa, come stai? Sei sparito, stronzo. Ah, lo sai che ho incontrato ieri sera? Quel tuo amico simpatico. Io non mi ricordo il nome. Senti, Rene, non mi va di parlare, mi sono svegliato adesso. Ti chiamo io. E quando? Ah, Irene. Più tardi. Ti chiamo io. Va bene. Ciao. Ciao. Questo è quanto ha dichiarato Jean-Claude Trichet chiudendo il convegno dell'Ecofin a Manchester. E sale a 337 il bilancio delle vittime dell'uragano Katrina accertate, ma secondo indiscrezioni sarebbero migliaia i cittadini di New Orleans e qui non si hanno notizie. I ritardi nei soccorsi e il totale abbandono da parte delle autorità verso i cittadini più poveri sono ora le accuse a cui la presidenza Bush deve rispondere. Nel frattempo lo stesso presidente ha dichiarato che nei prossimi giorni sarà nuovamente sui luoghi del disastro. E mentre l'emergenza Katrina è tutt'altro che calata, un altro uragano, Rita, si profila all'orizzonte, 17ª tempesta tropicale e presto nono uragano di questa stagione record. Rita potrebbe investire, dopo la Florida, anche il Texas. Pronto. Buongiorno signora, sono Daniel. C'è Marco? Però al chilometro 38. Così i maggiori quotidiani italiani hanno definito stamane il terribile omicidio avvenuto nella notte di ieri a pochi chilometri da Roma. Al momento i carabinieri del RIS sono sul luogo a ultimare le rilevazioni. Quello che stupisce gli inquirenti è la ferocia con la quale il carnefice ha agito. Dopo una prima analisi, il medico legale ha affermato che il ragazzo non era ancora morto al momento dell'amputazione degli arti inferiori. Solo attraverso l'autopsia, afferma il medico, si potranno avere maggiori informazioni sulla causa del decesso. Comunque, dalle prime ricostruzioni, la vittima ha raggiunto il luogo in macchina, presumibilmente da sola, per poi allontanarsi di circa 100 metri, dove ha avuto luogo l'ancora inspiegabile delitto. Il corpo della vittima, Marco Pagani, studente di 25 anni, è stato riconosciuto sul luogo dal fratello pochi minuti fa.